Sesta giornata di campionato, seconda categoria, girone A. Al comunale Coletti di Parlesca, i padroni di casa primi in classifica e guidati da mister Pescari affrontano il torgiano di mister Gelosia, che naviga a metà classifica. Arbitra l'incontro il signor Rapetti. Pronti via, dopo un minuto e mezzo di gioco, il torgiano pericoloso. Calcio di punizione affidato a Ercolanotti. La palla gira la barriera ma termina di poco a lato della porta di Imbaglie. Al 14° minuto del primo tempo, subito episodio chiave per l'andamento del match. A seguito di un battibecco con l'arbitro, Simonetti del Torgiano viene espulso, lasciando gli ospiti in inferiorità numerica. Ma il Torgiano, seppur in 10 uomini, gioca meglio e fa la partita. 20° minuto, bel tiro da fuori di Minciotti con la palla che termina fuori di poco. Ancora il Torgiano che è pericolosissimo, 3 minuti più tardi occasionissima sui piedi di Pispola che riceve un traversone da destra e dal vertice dell'area piccola calcia a botta sicura ma Imbaglie si supera compiendo un autentico miracolo. Nonostante l'uomo in meno è solo il Torgiano a rendersi pericoloso, al 31° la palla arriva sui piedi di Antonelli che da fuori area lascia partire un gran destro, la sfera sbatte sulla traversa, poi sulla linea e torna in campo incredibilmente, Torgiano vicinissimo al vantaggio. Il Parlesca si vede solo al 45° con questo bel tiro da fuori area, ma Bianconi si oppone benissimo sventando la minaccia. Termina qui la prima frazione di gara con il punteggio fermo sullo 0-0 e con il Torgiano che ha messo alle strette i padroni di casa, senza però trovare la rete del vantaggio. Si apre il secondo tempo ed il Parlesca è subito pericoloso. Prende la palla Bollo che da fuori area lascia partire un bel destro a giro, ma Bianconi vola e sventa la minaccia. Sul ribaltamento di fronte, occasione clamorosa per il Torgiano, Boco entra in area e dal limite viene steso da Severi. Per il signor Rapetti a rigore. Sul dischetto va Antonelli che incrocia rasoterra, ma Imbaglie indovina l'angolo e para in tuffo. Il rigore parato cambia l'inerzia della gara ed il Parlesca ora è più al dentro della partita e alza il baricentro. Arriviamo così al minuto 28 del secondo tempo. Chidiera manovra a centrocampo. Serve Mbondio che da fuori area alza la testa e lascia partire un gran destro a giro che si infila alle spalle di Bianconi, portando così in vantaggio i padroni di casa. Il Torgiano non ci sta e reagisce con il neo entrato Attanasio, minuto 31. Fa tutto da solo, prende palla da centrosinistra, converge sulla destra e di destro incrocia sul secondo palo, ma la palla termina di poco a lato. La partita ora è viva e le squadre si allungano. Il Parlesca spinge al minuto 35 e trova il raddoppio. Palla sui piedi di Bollo, il numero 7 da fuori area si gira e con un gran diagonale trafigge Bianconi portando il risultato sul 2-0. Ma il Torgiano non ci sta e si rituffa in avanti cercando la rete. Così al 38° minuto, punizione vicino al corner. Svetta di testa Attanasio che sigla il gol ospite con una splendida incornata. L'ultima emozione della gara ce la regala il Parlesca in pieno recupero, ancora con il suo numero 7 che si accentra e da fuori area lascia partire un gran destro che tocca il palo esterno e termina fuori. La partita finisce così, con la vittoria del Parlesca che supera per 2-1 il Torgiano e mantiene la testa della classifica nonostante un primo tempo dominato dagli ospiti che pur in inferiorità numerica hanno messo alle corde i padroni di casa e sono stati sfortunati sotto porta. Poi nel secondo tempo le squadre si sono allungate e grazie al cinismo e alla determinazione dei suoi giocatori il Parlesca ha fatto sua una gara che si era fatta davvero complicata. Giocata credo da due buone squadre, la classifica attuale lo dimostra. Probabilmente qualcosa manca al Torgiano oggi a livello di punti in campo, però la determinazione dei miei ragazzi, io credo anche la correttezza, una partita maschia ma credo anche ben arbitrata quando è la fine, ci dà ancora tanta voglia di rimanere lassù in cima. La nostra è una sorpresa, le sorprese sono belle perché poi alla fine vanno mantenute. Quindi sono felice, adesso ci faremo la pausa del nostro turno, del nostro campionato e auguro un grosso in bocca al lupo al Torgiano, un'ottima squadra, questo probabilmente anche facilitati da un attimino, un po' diciamo dall'espulsione iniziale loro e dal rigore sbagliato, anzi credo parato dal portiere mio perché era anche tirato bene.
in 10 contro 11 per 80 minuti era difficile, però io e i miei ragazzi posso dire solo bravi, perché abbiamo creato penso 15 palle gol, una traversa, un rigore sbagliato. Penso che gli episodi ci hanno girato molto a sfavore, sicuramente l'incompetenza dell'arbitro ha condizionato la partita, perché credo che un arbitro che è costretto a espellere un giocatore dopo 10 minuti significa che non è in grado di gestire la partita. Questo mi dispiace, mi fa pensare però che insomma bisognerebbe allenarsi tutti, perché comunque poi la domenica dispiace di perdere. Però la partita mi conforta, perché se loro sono primi in 10 contro 11, 80 minuti li abbiamo messi sotto, quindi credo che dobbiamo continuare su questa strada, perché siamo un'ottima squadra e possiamo sicuramente dire la nostra.